Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Io sono la fondatrice di kivainternational.com. Io mi reputo davvero molto fortunata perché sono riuscita a comprendere e a fare della mia passione il mio lavoro. La mia passione è quella di lavorare con i giovani, quindi prendere i loro obiettivi e i loro sogni e trasformarli in un successo. L'argomento di oggi che vorrei trattare con voi è dunque come ho fatto io a sapere dove avrei voluto arrivare. Quindi se già prima ancora di partire per l'Inghilterra e per tutto il progetto che poi io ho sviluppato durante i 6 anni, sapevo già dove avrei voluto arrivare. Questa è una domanda che mi è stata posta da moltissimi ragazzi, preoccupati un po' del fatto che magari non avevano le idee così chiare. Ci tengo molto a chiarire che nemmeno io sapevo dove avrei voluto arrivare e nemmeno io avevo un piano ben preciso quando sono partita. Io infatti prima di iniziare l'università ho lavorato per qualche mese a Londra facendo dei lavori molto umili che mi hanno permesso di intanto migliorare le mie competenze linguistiche. Questa parte del mio percorso è stata molto importante perché mi ha permesso di capire che non era quello che volevo fare, bensì che volevo costruirmi una carriera e questo era possibile solamente tramite l'università. Per questo motivo ho scelto relazioni internazionali e politica, perché ero convinta che lavorare in Parlamento fosse quello che volevo fare. Sono stata fortunata perché sono riuscita a realizzare il mio sogno. Ho infatti lavorato in Parlamento 7 mesi, ma questo mi ha permesso anche di comprendere che in realtà non era esattamente la mia passione, quindi pensavo che il lavoro in Parlamento fosse una cosa, è stata una bellissima esperienza ovviamente ed è stato molto utile per farmi comprendere che alla fine invece non era esattamente quello che volevo fare, perché la mia passione è lavorare con i ragazzi, è stare in contatto con il pubblico e non certo stare invece al di là della scrivania di fronte a un computer per 8 ore al giorno. Per questo motivo io suggerisco sempre ai ragazzi di fare più esperienze possibili, perché anche le esperienze più umili ti permettono di capire quali sono le tue passioni, quali sono le tue competenze e in che cosa vuoi sviluppare la tua carriera, cioè dove vuoi direzionare la tua carriera. Ovviamente sono le piccole scelte che ho fatto ogni giorno che mi hanno portato poi a costruire quello che è il mio lavoro di oggi. Di certo non lo sapevo a 19 anni e non avrei potuto saperlo a 19 anni, perché comunque quello che sto facendo adesso è frutto di tutti gli anni e di tutti i lavori che ho fatto precedentemente. Per cui mi sento di dire ai ragazzi che sono magari un po' preoccupati del fatto che non hanno un'idea precisa di che cosa vogliono fare, di non preoccuparsi, di iniziare da qualche parte, iniziare da un punto di partenza che è quello di sviluppare un qualcosa che vi piace. Da quel punto di partenza vedrete che poi le cose vi arriveranno molto più semplici, il tutto sarà molto più semplice da gestire, perché un po' alla volta capirete questo non è esattamente quello che voglio fare, aspetta che è giusto il tiro, quindi aspetta che magari faccio qualcosa di diverso che mi sembra possa essere più consono alle mie competenze e a quello che mi piace. Spero davvero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un like di incoraggiamento in modo che possa fare sempre più video per aiutarvi, per darvi una mano. Se avete qualsiasi domanda vi prego di pormela qui sotto lasciandomi un messaggio e se possibile vi risponderò con un video. Nel frattempo, se avete piacere, datevi anche un'occhiata a tutti i video qui sotto, perché vi spiego ad esempio come funziona l'università all'estero, come funziona uno stage all'estero, come fare un curriculum, una cover letter e anche come passare al meglio un colloquio di lavoro in un'altra lingua, in particolare in inglese. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i social network, su Facebook, su LinkedIn, qui su YouTube e ovviamente su Instagram. Ci vediamo al prossimo video e in bocca al lupo con il vostro futuro e la vostra carriera. Ciao!